Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati nel mio canale. Oggi continuiamo la nostra avventura su Okami. E sono arrivato qua alla Valdeana. Andavamo qua alla Valdeana. Veramente potete vedere che dall'ultimo salvataggio c'è un pochino più di tempo. Perché l'ho voluto riprovare la mia ragazza. Comunque stasera è dedicata a lei. L'ho voluto provare e devo dire che tutto mi ha aiutato, perché ha completato letteralmente la zona. Sto giocando con il controller comunque. E poi bravissima, è molto brava, si ricorda tutto, è bravissima, è brava. Quando una persona ha giocato per tanto tempo e ha finito tante volte lo stesso gioco, si vede che è brava. Comunque, abbiamo completato tutta la zona, ha completato tutta la zona, ha preso tutto quello che c'era da prendere. Io qua il video si sta registrando. Ok, mi pare di sì. Spero che l'audio del gioco non vada a intoppare troppo spero che l'audio del gioco non vada a intoppare troppo la mia voce, ma non dovrebbe. Ok, una nuova tecnica pittorica in tasca. Ora, Emmy, prima di entusiasmarti troppo e dimenticare cosa dovresti fare, non me lo ricordo cosa devo fare, non ti preoccupare, ho un consiglio importante per te. Pronta? Ok, allora, se per caso ti dimentichi cosa devi fare, premi Start per aprire il menu a ventaglio e poi dai uno sguardo al registro. Ok, lì ci troverai il diario. Ok, meno male che almeno abbiamo promemoria di delle missioni che dobbiamo fare. Il tuo diario registra i dialoghi più importanti che hai ascoltato. Mostra tutte le informazioni utili che hai in quella testolina pelosa. Basta che cerchi le informazioni in un modo che ti ho appena spiegato e sarai in grado di rievocare fatti importanti. La tua avventura sarà molto più semplice se ti ricordi questo. Meno male, grazie. Ricorda, prima le cose più importanti. Ok, andiamo. Sì, è il fabbro. Strano, è come se il fiume fosse stato improvvisamente ripulito. Ho visto Susano sprecciare da questa... Dove è andato quel incoglionito? Da queste parti poco tempo fa. Ma sicuramente non è stato lui a ripulire il fiume. No, non è stato lui. Esatto. Nah, non avrebbe alcun senso. Non mi dici altro? È passato quella magica sfera di cristallo, sarà in azione con la sua magia. Ok, no, posso. Allora, cosa che dobbiamo fare? Vediamo il diario. Guida per scavare, abbiamo visto. Diario. Problema albero guardiano. Quello che dobbiamo fare ora noi praticamente. Andiamo a farlo subito allora. Che dite? Allora, qua dovremmo utilizzare la tecnica della fioritura, se non sbaglio. Ho sbagliato! Però ha funzionato! Va benissimo, l'ho fatto stortissimo! Sì, vabbè, non è che so usarlo bene con l'analogico. Wow! E abbiamo ripulito anche la zona! Che bello! Cavolo, bello però! Botta, cioè, questa animazione è fantastica, veramente fantastica.
E una l'abbiamo fatto, no? Abbiamo fatto entrambi gli alberi guardiani, ora ci penso. Se lei diceva che si attaccavo, succedeva cose qua. No. Ok, 30 di gloria, perfetto. Wow, quella schifosa zona maledetta se n'è andata. Le piante e gli animali sono tornati. E senti che brezza fresca. Questo è quello che chiamo un grande intervento divino. Se continui a rimuovere la maledizione come hai appena fatto, scommetto che gli dei della natura ti presteranno i loro poteri. Ehi, quello è, scusate, vedo un attimo una cosa. Ok, no, si vede bene la webcam. Buono. Quello è l'albero di Sakuya, giusto? Ah, l'hai riferito. Forse sei ripreso perché hai ravvivato un albero guardiano. Bene, possiamo fermarci a trovarla più tardi. Voglio dire, va tutto bene qui. Che ne dici di dare prima un'occhiata alla pianura Shinshu? Sei stato via per 100 anni, no? Una passeggiata nei dintorni ti farà bene. No, ma infatti voglio esplorarlo. Hai ottenuto fuggire dal combattimento. Beh, credo che sia ovvio cosa fa. Però te l'ho dipinto da un artista errante, contiene informazioni. Vedere. Allora, bisogna esplorare la pianura e poi albero sacro rinato. Ok. Allora, la stele dei demoni può prendere forma in qualcosa noto come rotolo demoniaco. Toccare fisicamente questi rotoli ti attira in una zona demoniaca. Ok. Senza dubbio, poco dopo ti troverai sotto attacco. Ah, ok, è interessante. Dai. Quest'albero guardiano è tornato alla normalità. Inoltre, la zona maledetta che copriva quest'area è completamente sparita. Adesso potrà proteggere questa terra come faceva un tempo. Oh. Amuleto del viandante, che l'abbiamo già ottenuto, credo. Ah no, sì, quello che mettevo all'aura divina, ma io l'ho visto subito. Ok. Ah, vediamo se quel tizio. Ok, sì, sto a parlare. Mercante, ora vediamo cosa sto facendo ancora qui. No, sì, mi sono rifugiato sotto questo albero guardiano quando prima ho sentito quel suono terrificante, come ruggito di un mostro. Bene, perfetto, è il destino. Perché non allestisco un negozio qui? Sai dove devi venire quando ti mandano a fare spese, giusto Cagnetto? Oh già, non so se capirei questo, ma ecco, vorrei chiederti un favore, sarà una passeggiata con il tuo naso. Se scopri qualche bella ciotola o dei piatti in giro, non lasciarli ammuffire. Portami, ok? Se trovi qualche tesoro che vale qualcosa, ti pagherò. Tesori? Hai trovato qualcosa del genere, Annie? Se l'hai trovato, dovresti venderlo. Cioè, cosa te ne fai di oggetti come vasi e piatti? Nulla, ovviamente. È dura vendere oggetti che hai faticato ad ottenere, ma non preoccuparti. Tutti i tesori che collezioni saranno catalogati nel menu avventario, ok? Che cosa stai borbottando? È qualcosa per me? Sì. Ah, vendere cosa vendiamo? Tesori, non nulla veramente. Semi, erbe, carne, pergamena.
sa che scheme d'acciaio. Ok, allora nulla. No, no, per nulla, devo esplorare queste zone. C'è da scavare. Com'è che sto a scavare ora con il controller? Ah, ok. Qual è questo vecchio portale? Non mi piace il suo aspetto. Divertiti malvagio. Lo posso sentire. Tuttavia, dato che sei una divinità e tutto il resto, non possiamo ignorarlo. Che ne pensi, mia pelosa amica? Ci passiamo attraverso o cosa? Ma no, che cosa nemici? Che cazzo dici che ci passi attraverso? Oh sì. Arriva? Aspetta, aveva detto la mia ragazza di fare questo. Sì, ma un panno. No, ha funzionato! Ottimo! Ok. Ma quello non è morto. Ancora, madonna. L'ho fatto, vabbè. Tosto sto. No, però l'ho preso. Ok, me l'ha preso uguale, dov'è? Poi tiro con il mio, lo prendo bene. Se no, amen. Fine, basta. Buono, 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 buono. Quindi abbiamo ripulito il tempio, sì. Posso comparsi delle case? Se... Ora capisco, questi sono ingressi per le tane dei mostri. Ne avevo già sentito parlare, sono chiamati portali demoniaci. Quei mostri ne hanno di sfaccettaggine a costruire cose a quel modo. Distruggiamoli ovunque li troviamo. Tutti, va bene. Un achievement. Enemy in the gates. Ok. Nemici nel portale. Forno dell'uomo senza nome. Ah, ok. Ho un vecchio forno per cuocere ceramica. Immagino che qualcuno lavori qui. È l'uomo di prima che abbiamo trovato. Scommetto che potrebbe fare delle fantastiche ceramiche con un forno così. Ma non possiamo entrarci. Hai ottenuto sacchetta di erbe. Erbe dolci, popolari tra gli animali erbivori. Ok, quindi animali erbivori mangiano sta roba. C'è un nemico. Lo c'è un tizio. Chi è? Ida.
che succede? Io devo correre espresso, ma non ciampa mai. Sono caduto e non riesco a rialzarmi. Deve essere una maledizione. Il messaggero espresso ida. Non ho tempo per cadere, la gente sta aspettando le lettere. Quei mostri devono aver messo una trappola per farmi uno scherzo. Accidenti, sapevo che avrei dovuto comprare un amuleto del viandante. Ma come? Mostri così a caso? Ma che cazzo succede? Come... Provo, ma non lo prendo, non lo prendo in mezzo. Vabbè, noi ce l'abbiamo la moneta del viandante, quindi basta dargliela in teoria. C'è una maledizione sul mio corpo, pesante come il piombo. Se solo avessi comprato una moneta del viaggiatore, avrebbe fatto svanire la maledizione. Ah, allora l'ho tutto qua. Ma non ce l'avevamo noi da moneta del viaggiatore, scusate, eh. Boh, vabbè, partiamo, ma tanto. Cioè, boh, Ah, ok, praticamente bisogna usarlo qua nel coso. Dobbiamo usarlo, cioè dobbiamo trovarlo e usarlo qua nel combattimento sicuramente. Qua c'è tutti questi. Ciao ragazzo! Venga, venga! Venga, venga! Dov'è? Maledità! Ok, perfetto, quindi abbiamo anche liberato questo portale. Animali, bisogna dargli a mangiare. Sono conigli, quindi loro dovrebbero mangiare l'erba. Sono erbivori in teoria, giusto? No, ho cibo. Cibo a sti cristi. Allora, fermi, erbe dolci. Vediamo. Vediamo se funziona. Tanto ho detto che la mia ragazza non è importante vedere quelle scene, perché non servono a nulla. Sì, bene. Ma basta, gli ho già offerto io. Che devo morderli, scusa. Che male hanno fatto.
uguali con lui. Non ce l'ha. No, non credo che conigli siano amanti di semi. Non credo possibile questa cosa. C'è una statua là. E c'è una crepa qua anche. Sei veramente saltata, Emmy. Pensi davvero che quella tua testa dura basterà a distruggere il muro? Ci ho provato, non lo so. C'è una crepa in questo muro. E si sente passare una debole brezza. Potrebbe tornarci utile, buttarlo giù. Beh, credo che dovrò utilizzare una tecnica. Tagli non credo davvero. Questo cos'è? Ehi, guarda un po' la faccia di questa statua. Alto stesso sguardo da pescerista. Ma vaffanculo, questo vai. Quindi sembra che sta paura di qualcosa. Sembra che sta tipo scappando da qualcosa. Qua c'è lui che... No, non devo fare... Non fare così se voglio. La parte di andante, ok. Quello aperto. Andiamo di là per vedere appunto cosa c'è ancora. Cos'è? Salvataggio. Ottimo, ottimo, cavolo. Subito anche, vieni. Ok, 8 come va bene. Salviamo qua. Curvare usando... Non spostando la levetta analogica. Qua c'è un'altra statua che va... Ok, dovrò utilizzare una tecnica o qualcosa. Come faccio a lasciare l'offerta se non mi dà l'opzione, ragazzo? Allora, cos'è? Per il dojo. Il dojo. Però va ripulito perché c'è un po' quello demoniaco. E non la devo ripulire. Ah, c'è quello lì. Dove sei? Oh, l'ho presa anche se era torta la linea. Ottimo, ottimo. Oh no, use. Altri. Ancora. No. Altri quattro. Dai, sto perdendo un sacco di tempo. Ho fatto male. Il giallo credo che sia male. No, ho fatto bene invece. Allora cosa, perché prima era verde e poi giallo? Amore, cosa vuol dire quell'affare? Dimmelo te. Cosa vuol dire? Perché prima era verde il cerchio con l'immagine di lei e ora poi è diventato giallo. Ok, buono, buono. Maiali. Che mangiano insieme se non sbaglio. Che cartello pretenzioso. Porca miseria, per dire, oh, se non ho capito che qui c'è un dojo, guarda, ti faccio un cartello gigantesco. L'avevo capito. Qui dove la gente viene per imparare i combattimenti con la spada e le arti marziali. Ma dai, pensavo che era un ristorante, guarda.
Ma chissà se ti alleneranno qua. Forse se fai il bravo lupetto ti insegneranno un trucco in più. Sì, sicuramente dovrò fare qualcosa, un favore, poi... Sicuramente, sicuramente dovrò fare un favore o due e poi... Ah, ti possiamo insegnare questa bellissima tecnica. Classico. Vediamo se ci possiamo potenziare. Ah, volevo potenziare la cosa di inchiostro. Ok. E basta, perché poi serve 100, 100, 110 e 100. Buono, buono, buono. Permesso, permesso. Salve. Titta, titta. Maestro Onigiri. Maestro Onigiri è bellissimo. Bene, cosa abbiamo qui? Sembra che abbia un adorabile visitatore lupino. Il mio nome è Maestro Onigiri e questo è il mio dojo. Salve, signor... risotto, mi scusi, Onigiri. Insegnante di lotta maestro, Onigiri. Cosa ci fa un lupo come te in un dojo come questo? Di sicuro non sei venuto a studiare l'arte del comando con il sottoscritto. No, no, sto venuto apposta. Ora ti mi devi insegnare, ragazzo. Vuoi imparare una nuova mossa? Sì. Ah, mi piaci, mio peloso amico. Mi piacerebbe davvero tanto perdere del tempo giocando con te, ma ho paura che questo posto sia troppo pericoloso per le creature come te. Questo, ovviamente, a meno che tu non possa pagare l'addestramento. E ti pareva? E ti pareva? Porca troia, 10.000! Beh, posso permettermele tutte e due, eh? Tecnica divina zampe rapide, premi RT per allontanarti con questi dei guai. Ottimo. Questo invece è un quarto colpo. Ma io me ne prendo tutti e due, ma che me ne frega. Che mi prenda un colpo? Hai soldi, vero? Eh sì. Va bene. Suppongo di non aver scelta. Farò come desideri e ti permetterò di frequentare il mio dojo. Che cazzo fa? Ho fatto male la testa che non ho, scusate. Sei pronto mentalmente per affrontare la sfida definitiva addirittura, cioè il boss finale. E lui in realtà non è... In realtà non è Orochi il boss finale, in realtà il boss finale è lui. Entra per testare la tua forza, va bene. Con calma, che qui... Che qui... Controllere quello che è. Ma non va il coso, vabbè. Che la lezione abbia inizio. Ci eserciteremo nella tecnica divina zamperata. Impara questi consigli a memoria e ricordati mentre ci alleniamo. Consigli tecnica divina zamperata. Premi RT velocemente senza esitazione. Scende così, poi compiere un rapido balzo per evitare gli attacchi nemici. Muoverai nella direzione nella quale premi la levetta sinistra, ok. Puoi anche eseguire uno scatto immediatamente dopo un balzo. Premi RT per evitare rapidamente i pericoli. Sì, ho capito. Sì, ho capito, fammelo. Ma lo posso provare oppure no? Ah, ok, non te lo fanno provare, ok. Ti dice soltanto come usarlo. Carino però, cazzo. Dacci un'occhiata se ti scordi cosa significa essere un guerriero. Hai ottenuto pergamena delle tecniche. Questa tecnica può essere padroneggiata solo dai migliori. Non è qualcosa che si apprende. L'abilità deve essere innata. Può anche addestrare un'abilità per migliorarla. Allenati fino a quando non ti fanno male i muscoli e poi continua ancora. Ah, posso fare? Ganzo! Vabbè. È il solito tasto della schivata di tutti questi tipi di giochi qua, dai. Meno male che c'è. No, non voglio. Non voglio ascoltarlo di nuovo. Me lo ridici di nuovo, no? Arrivederci. Grazie del consiglio.
Ne è abbastanza, eh? No, con quei soldi veramente. Ascolta, lupo, guadagnare esperienza in una singola abilità è ammirabile, ma non devi mai perdere di vista il miglioramento personale. Prego di non dimenticarlo mai. Ok. Io vorrei però comprare anche l'altra abilità, cioè i soldi, scusate. Forse faccio anche altri attacchi che sono più forte. In teoria dovrei poter fare più attacchi, quindi... Venga, signor Cibo. Che sei ancora più... Sì, saltiamo, tanto devo solo comprare roba. Mustard, addirittura. Sì, ci rimangono ancora un bel po' di soldi comunque. Così ancora una volta scegli di cimentarti nell'arte del combattimento. Suppongo di non aver scelta. Farò come desideri e ti permetterò di frequentare il mio dojo. Addirittura. Ce lo vogliamo di nuovo. Sei pronto? Dai, entra nel dojo per vedere come si usa. Fai un automatico, basta che premi il tasto X per farlo in automatico praticamente. Che la lezione abbia inizio. Ci eserciteremo nella tecnica dei 420 con lo specchio. Mi pare questo consiglio a memoria, ricorda di mentre ci alleniamo. Consigli tecnica dei 420 con lo specchio. Premi X per iniziare l'attacco. Premi X rapidamente e ripetutamente. Occhio al tempismo. Ripeti i movimenti fino a quando non colleghi con colpi consecutivi di specchio. Questa combo fa affetti i tuoi nemici ed è anche bella da vedere. Ah, la direi. Sì, fammela provare però. Se non me lo fai provare, ragazzo. Pergamena delle tecniche, di nuovo, un'altra. Me lo fai provare? Ah, devo provare una con tutti te. Allora. Non va bene. Ah, ok, pensavo che dovevi andare davvero a tipo a tempo, invece no, posso con premi a ripetizione lo fa in automatico, ok. Di nuovo, ancora. Good job. Stavo, cioè no, col tempo, con l'orario stavo guardando. Porca miseria, ti distruggo completamente il dojo, guarda ora. È tutta qui la forza che riesci ad accumulare. Ma è un manichino di paglia, cosa devo fare? Cioè... Ma non va bene allora, scusa. Allora no. Non va bene. Sì, lascia che il tuo spirito di guerriero sprigioni il suo fuoco. Ma posso andare via volendo, devo stare qui fino alla lama. Tanto ho capito cosa è, dai. Purtroppo, ma non devo perdere di vista il miglioramento personale. La ringrazio, maestro, per avermi insegnato queste due tecniche utilissime, poi soprattutto in combattimento. Addio. Allora, vediamo la roba nuova che abbiamo sbloccato. Lista mosse. Tecnica scudo. Che tecnica scudo, scusate. Un po' tecnica di linea zampe rapide. Ottimo. Tomo animali. Ah, vabbè, ci saranno i maiali sicuramente.
Sono nuovo. Maiale, ok. Ok, quindi vediamo qua cosa abbiamo. No. Dove devo... Buona notte. C'è da scavare qua. Hai ottenuto grano di su, un altro grano disperso. Ottimo, ottimo. Meno 98. No, meno 90, sì, meno 98, meno 97. Allora, qua non fanno nulla. Beh, direi che possiamo tornare al villaggio se non c'è altro da... credo... da vedere. Ah no, c'è un altro portale là. Ok, non c'è il danno da fare tutto. Dai, torniamo al villaggio e salviamo, e per oggi direi che abbiamo completato la puntata. Ok, perché c'è quel simbolo strano con queste pietre, tipo di cosa rituale? Ha ottenuto pergamena della vendetta. Carta raffigurante un riflesso karmico, deve per un po' gli attacchi nemici. Forse devo andarla a disegnare col pennello qua. Ci sta. Però lo farò un'altra volta. Ah, perché c'è la cosa. Ecco, ho bisogno di una nota. Io non credo che servano infatti. Dovrò utilizzare un altro. Un altro. Sicuramente un altro. Un'altra tecnica che non ho. Ah, qua c'è da far fiorire. E ne fa fiorire solo uno. Va bene. Ok, dovremmo farti ferire tutta sta roba qua. Ok, torniamo al villaggio. Salviamo. E controlla la tua mappa. Non abbiamo visto tutto quello che c'è da vedere. Ah! Non la sapevo mica, ragazzi. Oltretutto in 100 anni ne cambiano di cose, dovresti controllare l'intera area. Molto. Non l'avevo vista che era così grande, credevo che era solo quello. Per forza, sì. No, Ma io non avevo visto che era così grande quell'area. Che cavolo...
A questo punto salviamo e continuiamo dopo l'esplorazione della... della... Ok, e io credevo che era finito là, e invece no. Dov'è il salvataggio? Eccolo qua. Che poi corre di meno perché sto cacchio di controller è cosato, ma un po' comporto. Comunque, grazie per aver visto questo episodio, se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, iscriviti al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella per non perdervi nessun video e noi ci vediamo al prossimo episodio, sempre su Okami, e si sta anche facendo giorno. Ciao!